E finalmente rieccoci qui su Radio Notte Stereo per vivere insieme un altro appuntamento della chicca della settimana, per scoprire quali sono state le notizie che ci sono piaciute di più durante quest'ultimissima settimana. E quindi parliamo subito del vincitore che abbiamo avuto su Instagram, con un altro pari merito fra i Ferragnez, e questa volta abbiamo avuto contro una bella notizia dal punto di vista scientifico, che quindi ci ha dato una importante un importante punto di vista anche da quell'ambito. Ferragnez quindi sono tornati tra virgolette vincitori anche questa settimana, e quindi ne riparleremo anche tra pochissimo con la terza chicca, che dovrebbe essere. Intanto però parliamo di altre possibili chicche. Parliamo di che cosa? Di un avvenimento molto particolare in ambito scientifico, una tra virgolette scoperta alquanto particolare, perché i neuroni a quanto pare possono essere addestrati e tra l'altro possono vivere a contatto con un chip che trasmette loro dei segnali. In che modo? All'interno di questo simpatico aggeggio, in cui vi è un chip sostanzialmente, che trasmette il segnale ai neuroni, convertiti quindi da cellule staminali. A questi neuroni in questo caso viene insegnato a giocare a Pong, che è un vecchio videogioco di quelli storici, dei primissimi, e quindi a questi neuroni viene in questo caso insegnato come, come si gioca, appunto, e in futuro potrebbe anche dar vita ad un'intelligenza artificiale e biologica. Ma la domanda nasce spontanea: perché? Cioè, nel senso, ok, funziona, bello, simpatico, ma quale sarebbe lo scopo? Perché semplicemente i neuroni sono molto più veloci ad imparare rispetto ai computer. Basti pensare a noi e all'idea generale che ogni cosa ci possa assomigliare, e viene quindi costruita nostra immagine e somiglianza, tale somiglianza che potrebbe quindi essere la soluzione alla lentezza di apprendimento dei computer stessi. Altra possibile applicazione in ambito ovviamente umano, come quella che è stata l'idea di Elon Musk di poco tempo fa, a conferma del fatto che i chip e i neuroni possono andare quindi d'accordo. Per quanto ovviamente la cosa possa risultare macabra, ma anche affascinante allo stesso tempo, a cosa ci porterà tutto ciò? Questo ce lo dirà soltanto il tempo. Seconda possibile chicca di questa settimana: più del 70% delle barriere coralline del pianeta sono state messe a rischio dei cambiamenti climatici, e quindi questo a sua volta crea enormi problemi all'interno dell'ecosistema, con un'enorme varietà di specie che perderebbero quindi il loro habitat naturale. Per fortuna ogni tanto arrivano anche delle buone notizie sui nostri tentativi di salvare i coralli. Un nuovo studio pubblicato su Current Biology afferma quindi che le barriere coralline ripristinate artificialmente attaccano, fra molte virgolette, molto in fretta e crescono quindi altrettanto rapidamente. C'è quindi una nuova speranza di salvarle, e anche in tempi brevi. La tecnica quindi ha previsto la messa in sicurezza di questi campi di detriti, usato da reti di ferro per ovviamente bloccare il substrato. Su queste reti sono state poi innestati nuovi coralli e lasciati liberi di attecchire e crescere. Il risultato di questo esperimento è andato oltre le più rosee previsioni degli autori. Nel giro di quindi appena 4 anni il budget di carbonio delle barriere, la differenza tra i nuovi coralli prodotti e quelli consumati dai pesci ricci di mare e altre creature, è stato triplicato e ha raggiunto quindi livelli di reef in ottima salute. I coralli quindi usati per la rigenerazione delle barriere hanno tutti la classica forma ramificata, molto diffusa ma diversa da quella che avevamo che avevano molti coralli originali della zona. Quindi non sappiamo ancora come questo cambiamento architettonico possa influenzare la struttura dell'ecosistema, né come le specie locali reagiranno, ma per ora in ogni caso una barriera in salute è comunque meglio di una senza vita. E questa è una logica deduzione che si potrebbe ricavare da questo studio, che comunque ovviamente porta tanti lati positivi. Poter ripristinare, seppur in modo artificiale, seppur con una specie di corallo differente della precedente, è meglio che non averla, quindi è meglio che far morire del tutto l'ecosistema. Almeno questa è una possibile soluzione, e intanto che se ne studino altre, meglio questa che niente. Terza possibile chicca: parliamo finalmente dei Ferragnez, perché questa è una della tipologia delle notizie delle ultimissime settimane che piace di più. Tra l'altro si ritrova sempre a pari merito, non vince mai, però piace almeno quanto le altre. L'influencer e imprenditrice digitale è stata finalmente ospite a
A che tempo che fa? Intervistata dal conduttore dopo la vicenda giudiziaria che quindi l'hanno vista coinvolta, oltre all'allontanamento con il marito Fedez, e ha dichiarato che si è ritrovata in mezzo a un'ondata di odio. È stato un periodo un po' tosto, ma la mia storia è piccola così rispetto alle tragedie del mondo, ha detto. E ovviamente è stato giusto, per così dire, sminuire la loro questione, anche soltanto per cercare di allontanare un po' le voci da loro. È vero che ne parliamo, però effettivamente non è bello parlare di loro in senso negativo, prenderli in giro più di tanto. Al massimo lo si racconta, perché è una cosa di dominio pubblico, parlare con il dovuto rispetto è il minimo. Alcune speculazioni magari danno fastidio ed è anche giusto che sia così. Aggiunge: con Federico ci sentiamo perché siamo delle persone adulte che si vogliono bene, non è che da un giorno all'altro si possono chiudere i ponti. È un periodo di crisi, abbiamo avuti anche altri in passato, è una crisi un po' più forte. Io e mio marito ci allontaniamo, si pensa a strategia, ma purtroppo non è una strategia, è una cosa che mi dispiace e mi fa male. C'è poi dall'altra parte Fedez, ci sono dei aggiornamenti anche da parte sua, perché tra i più duri ad attaccare il settimanale L'Espresso, perché che cosa ha fatto L'Espresso? Avrebbe scelto di mettere in copertina Chiara Ferragni con le sembianze di Joker. Allora, nelle sue storie Instagram il rapper scrive, taggando la rivista: a quando una bella inchiesta sul vostro proprietario petroliere? Aspetto con ansia. Sullo sfondo quindi Fedez pubblica la foto del nuovo editore dell'Espresso, donato a Maturo, truccato proprio da Joker, così come è stato fatto con Chiara Ferragni. In sottofondo, tra l'altro, Fedez carica anche ancora di più l'attacco, se possibile, mettendo quindi un pezzo del suo brano con J-Ax, pieno di stronzi, un titolo che lascia quindi poco spazio ad alcun tipo di interpretazione. Ultima possibile chicca di questa settimana: Ancelotti, non certo soddisfatto, ecco, di quanto visto in campo nell'ultima partita del Real Madrid, che ha faticato per un'ora lasciando in partita pericolosamente il Lipsia. Poi tutto è andato per il meglio con la conquista dei quarti di finale, per la soddisfazione magra di un Carlo Ancelotti evidentemente deluso dalla prestazione. I fischi del Bernabeu più che meritati, ed è giusto che quando giochiamo così i tifosi suonino la sveglia, ovviamente. È una cosa che è condivisibile dal suo punto di vista, è condivisibile anche per noi. Quindi questo appare essere la principale preoccupazione di Ancelotti, anche quando gli vengono rivolte delle domande sulla sua situazione di governo spagnolo, che recentemente ha chiesto per lui una pena di 5 anni di carcere o poco meno per frode fiscale. Una vicenda che risale tra l'altro a quasi 10 anni fa, ma è quindi ritornata alla ribalta nei giorni scorsi. Non è questa la sede per rispondere a questo tipo di domande, ma non c'è problema, io sono convinto di essere innocente, loro no. Gli avvocati troveranno una soluzione. A chi poi insiste in conferenza nel provare a testare il nervo scoperto, Ancelotti chiude il discorso con la solita eleganza: io sono convinto di essere innocente perché non ero residente nel 2015, loro lo pensano al contrario. Penso solo che sia una cosa vecchia, anche perché la multa l'ho già pagata e i soldi sono da tempo in procura. Un mio problema? No, il mio unico problema è che la squadra torni a giocare meglio di come abbiamo fatto questa sera, ha poi concluso ironicamente, chiudendo in modo definitivo anche questa partita e ovviamente anche questa intervista. Intervista che purtroppo non ha fatto a noi, sarebbe stato bello, non avremmo tartassato così tanto, ma d'altronde è giusto anche che i giornalisti provino a stuzzicare, anche per darci una risposta, anche per farci capire che lui è tranquillo e avergli dato la possibilità di dirlo, perché no, è stata comunque una cosa positiva. Anche questa settimana per noi è tutto, abbiamo raccontato le possibili chicche di questa settimana e noi vi chiediamo come sempre di seguirci sui nostri social, sul sito di Radio Notte Stereo, di scaricare la nostra applicazione su Google Play Store e di seguirmi eventualmente anche sul mio profilo personale di Instagram per andare a votare la chicca della settimana e di suggerirmi eventualmente anche qualcosina per la settimana successiva. E quindi appuntamento a sabato prossimo alle 11 e alle 17. Un saluto dal vostro Davide D'Agostino e dalla chicca della settimana Radio Notte Stereo è tutto.